Un progetto come quello di Napolest sottrae territorio alla criminalità organizzata e lo recupera alla legalità. La legalità è la premessa dello sviluppo del territorio e di una crescita del territorio. Una visita in città programmata da tempo, ma che all'indomani del drogo che ha distrutto Città della Scienza ha assunto un significato del tutto diverso. Il ministro della Giustizia, Paola Severino, torna in quella che dice sarà la sua ultima visita ufficiale per partecipare all'incontro promosso dal Comitato Napolest, il gruppo di imprenditori napoletani presieduto da Marilu Faraone Mennella che stanno investendo nelle ex aree industriali nella zona orientale di Napoli. Il progetto è stato presentato nell'area dell'ex manifattura tabacchi che diventerà un vero e proprio rione, con 600 alloggi, attività commerciali, un parco, una scuola e un parcheggio. Lunedì firmiamo insieme alla Regione e ai privati il protocollo sul Napoli orientale, che significano investimenti pubblici e privati notevolissimi, quindi tantissimi posti di lavoro e la riqualificazione di un'area strategica. Un appello riguarda il porto. Insomma, noi dobbiamo avere una governance al porto che abbia poteri pieni in sinergia col Comune, con la Regione, con la Camera di Commercio, con la Provincia e col Governo, quindi ho chiesto al Ministro di dare un segnale forte. Al Governo che verrà, invece di non abbandonare la città di Napoli, ma devo dire anche altre città, al loro destino, cioè senza soldi, senza risorse, che questo poi significa non dare risposte a problemi quotidiani dei cittadini. I progetti che sottraggono il territorio al degrado e alla criminalità organizzata riguardano investimenti per oltre 2 miliardi di euro provenienti da risorse private, ai quali si aggiungono ulteriori finanziamenti europei per la realizzazione delle opere infrastrutturali.